Ciao a tutti e benvenuti nel mio studio di Cagliari, anche se virtualmente. Io sono Davide Siddi e sono un pittore professionista. Ormai pratico questa professione da circa una decina d'anni e dipingo da 15 più o meno. E vorrei prima di tutto ringraziare Anna per avermi invitato a raccontare la mia tecnica, che è la tecnica classica delle levature, chiaramente reinterpretata in chiave moderna, contemporanea. Nel mio lavoro dipingo principalmente ad acquerello e chiaramente uso tutte le potenzialità dell'acquerello, quindi quando lavoro en plein air mi capita di fare dei lavori estremamente veloci, degli schizzi immediati con pochissimi tocchi di colore, poche velature, ma più spesso quando invece devo esporre in qualche manifestazione importante o devo consegnare un quadro per un committente, per un cliente o sto preparando una mostra, generalmente prediligo la tecnica classica delle velature, delle sovrapposizioni, quindi un lavoro particolarmente lungo che parte già dal disegno. Ho quindi pensato di rappresentare uno scorcio di Gubbio che a pochi chilometri da Fabriano è un po' anche la scusa per viaggiare, far finta di viaggiare con la pittura, ce lo permette per fortuna. E quindi tramite questo quadro ho voluto un po' cercare di essere lì vicino a voi, a Fabriano. Ed è appunto uno scorcio di Gubbio che ho realizzato con un lavoro di disegno abbastanza lungo, un lavoro poi di velature. Tutto questo lavoro è stato registrato dall'inizio alla fine e ve lo mostrerò a partire dall'acquarello, chiaramente nelle parti più importanti. Per realizzare tutto il dipinto ho impiegato circa 18-20 ore, più o meno. Le ho registrate tutte e poi le ho condensate, tagliate e insomma, ho preso dei pezzi per raccontarvi in tre quarti d'ora appunto questa tecnica. Ancora grazie a tutti, ancora grazie ad Anna, ciao Anna di nuovo, ciao a tutto lo staff e partiamo col lavoro. Il dipinto misura circa 30 cm x 20 cm, quindi un formato A4. Il foglio è un foglio Fabriano artistico, extra white, grana fine da 300 grammi, e mentre invece il pennello è un Isabey numero 8 e i colori sono principalmente della Sennelier. Diciamo che generalmente questi sono gli strumenti che prediligo. Per quanto riguarda la carta, è una carta che mi permette di gestire un disegno molto preciso, come in questo caso, perché non è eccessivamente ruvida, ma poi quando dipingo ad acquerello, nonostante non sia eccessivamente ruvida, mi restituisce degli effetti anche di granulazione molto interessanti, quindi non toglie nulla all'effetto classico dell'acquerello. Per quanto invece riguarda i colori, mi trovo molto bene con la Sennelier perché nella ricetta utilizza, oltre alla gomma arabica, anche una buona percentuale di miele, che permette quindi al colore di restare leggermente più brillante rispetto ad altre marche che magari utilizzano solo gomma arabica, però è una scelta assolutamente soggettiva e personale, esistono tantissime marche di ottima qualità. Il pennello invece è un pennello che ho scoperto di recente, della Isabey, non sono particolarmente facili da reperire, questo è un pedigree, quindi pelo naturale, e sono dei pennelli veramente di ottima fattura, mi trovo benissimo e con pennelli di questo tipo faccio praticamente di tutto. Lavorando con questa tecnica, il disegno è un elemento fondamentale che io ho saltato, non vi ho fatto vedere, ve l'ho risparmiato, ma rappresenta già tutti i dettagli che poi voglio gestire con la pittura. L'acquarello, lo sappiamo tutti, è una tecnica che non ammette correzioni e di conseguenza maggiore è il disegno, la precisione dei particolari che vogliamo gestire, più semplice sarà poi la gestione dell'acquarello. Quando mi trovo di fronte a soggetti di questo tipo, generalmente parto dallo sfondo. Parliamo di soggetti che hanno differenti livelli di profondità. Generalmente, quando dipingo questo tipo di quadri, parto sempre dagli elementi più distanti, che tengo chiaramente più leggeri, con un colore meno denso, fino ad avvicinarmi, come vedremo, alla parte in primo piano, che invece avrà una maggiore lavorazione.
In buona sostanza si tratta di un lavoro di sovrapposizione di velature, di passaggi, di colori, in cui ogni volta il colore precedente fa da base al colore successivo. E il colore più intenso, il colore più scuro, più brillante, più acceso, non è altro che la somma di più colori leggeri che vengono dati in precedenza. Come in questo caso vediamo adesso nelle case che sto gestendo al centro di questa via, si tratta di un insieme di colori e di profondità che vengono appunto gestite sulla base delle velature precedenti. Quindi ogni volta che vado avanti rafforzo il colore, intensifico il colore, ma circoscrivo anche sempre di più il campo di intervento in modo che si veda comunque una buona trasparenza del lavoro fatto in precedenza. Qualcuno erroneamente, quando vede i miei quadri, parla di iperrealismo. Evidentemente non è iperrealismo, potrebbe essere una tecnica più vicina al realismo più che altro, quindi una tecnica che cerca di rappresentare la realtà, che vuole rappresentarla, ma senza scendere troppo nel dettaglio. Quindi un lavoro in cui, come vediamo adesso nei mattoncini, spesso la descrizione del singolo elemento, come per esempio appunto il mattoncino, viene sostituita da un tocco di pennello, da un tocco di colore che deve simulare l'effetto dell'oggetto che si vuole rappresentare, ma che in realtà non si sta dipingendo. Quindi l'idea è quella di creare un insieme di macchie che poi restituisca all'occhio dell'osservatore l'effetto di un muro scrostato con differenti elementi, senza per forza andare a dipingerli o a dettagliarli tutti. Questo chiaramente non cambia la gestione della pittura, dell'acquerello. In questo caso ho fatto prima una base piatta di un solo colore, di un colore molto leggero, e poi sopra sto intervenendo con dei tocchi di colore orizzontali per suggerire la forma. Se nella prima velatura che fa il colore di base ho coperto tutta la superficie dell'insieme dei mattoncini, in questo caso intervengo lasciando scoperte alcune parti, proprio per creare una finzione di realtà, per suggerire la realtà. Successivamente rafforzerò ancora altri mattoncini. Chiaramente sempre limitando il campo di intervento, quindi cercando sempre di lasciare la trasparenza dei passaggi precedenti.
In questo lavoro si percepisce come il disegno sia importante, non tanto per essere seguito in maniera precisissima e dettagliata, non appunto per arrivare all'iperrealismo, quanto piuttosto per avere un riferimento costante durante tutto il lavoro, tutta l'esecuzione. Lo stesso principio di cui parlavo poco fa per i mattoncini rossi viene poi applicato a tutte le pietre. In realtà viene applicato a tutte le forme del muro e degli altri elementi che ci sono in questo dipinto. Quindi un colore di base che poi viene appunto rafforzato solo in alcuni punti in modo da lasciare la trasparenza più chiara dei passaggi precedenti.
Man mano che vado avanti col lavoro, il colore diventa sempre più corposo, sempre più denso. È chiaro che posso intervenire già con un colore deciso laddove vedo delle zone particolarmente scure. Stesso identico discorso vale chiaramente per le ombre, che in alcune zone, specialmente nelle finestre, ho già definito con un nero avorio e con un grigio di paint abbastanza densi, abbastanza decisi. Dicevo prima dell'utilità di questo pennello o comunque generalmente dei pennelli d'acquerello. Ecco, il vantaggio di questa tipologia di pennello è che si passa da una velatura piatta ed estesa a un lavoro estremamente preciso e pulito se si lavora solo con la punta, quello che sto facendo esattamente in questo momento, intorno al lampione. Una delle domande che mi fanno molto spesso su YouTube, ma anche quando qualche studente inizia a frequentare i miei corsi, è quanti pennelli servono per dipingere ad acquerello e quali servono. In realtà ne basta uno, basta un buon pennello tondo, che è appunto la tipologia che sto utilizzando, e mi permette di passare da velature cariche di acqua, come in questo caso, a velature estremamente precise e pulite, come abbiamo visto poco fa. L'importante è che il pennello abbia un buon serbatoio e quindi cioè tenga molta acqua e contemporaneamente però deve anche tenere un'ottima punta, così da poter gestire il dettaglio e se occorre lavorare di piatto per rilasciare tutta l'acqua del serbatoio. Quindi un solo pennello per tutte le gestioni dell'acquerello. Sappiamo tutti quanto sia facile con l'acquerello avere delle macchie sul foglio che si formano quando mettiamo in contatto differenti quantità di acqua, cioè differenti tempi di asciugatura. Ecco, lavorare con pennelli diversi, quindi con dimensioni diverse, con serbatoi diversi, significherebbe immancabilmente mettere in contatto diversi tempi di asciugatura e quindi facilitare l'effetto delle macchie, che quando sono volute sono molto interessanti, ma se stiamo cercando di rendere, di gestire una velatura omogenea, sono davvero molto fastidiose.
Come abbiamo già visto in precedenza, anche adesso l'importante non è disegnare ogni singolo mattone in maniera precisa rispetto al soggetto, ma è piuttosto fondamentale cercare di suggerire il movimento dei mattoni stessi. Come in questo caso non sto segnando i singoli mattoni, ma sto tracciando delle linee che seguono la prospettiva, che seguono i fuochi, i punti di fuga, questo proprio perché nel soggetto chiaramente i mattoni seguono quel movimento, ma non c'è bisogno di dipingerli uno ad uno. Come già fatto precedentemente in altre zone, anche qui carico un colore abbastanza deciso, ma non do una velatura omogenea. Cerco sempre di lasciare scoperte alcune parti della velatura precedente, così da suggerire un effetto di dettaglio laddove in realtà il dettaglio non è proprio estremamente definito o preciso rispetto alla fotografia. Semplicemente però sfrutto tutti i passaggi dati in precedenza per dare ulteriore particolarità, ulteriore profondità al soggetto. Anche qui si continua a rafforzare dei passaggi già fatti in precedenza e ancora non si interviene su tutto, si coprono solo certe parti.
Man mano che ci si avvicina alla fine del dipinto, chiaramente il colore diventa sempre più denso, sempre più coprente. E come vedete, dalla tavolozza carico sempre meno acqua, quindi il pigmento è abbastanza concentrato e principalmente in punta, nella punta del pennello. Il serbatoio non lavora più particolarmente, si tratta proprio di un lavoro di definizione, di pulizia e di descrizione del soggetto, chiaramente sempre in base a quanto lo si vuole raccontare, lo si vuole descrivere. Fatto questo passaggio si danno le ultime ombre, quindi preparo un bel po' di colore scuro partendo dal grigio di Paine e dal nero avorio, un colore che sembra estremamente denso, in realtà anche una certa percentuale di acqua, e lo carico nei punti più scuri. Finita quindi tutta la parte di gestione del colore e rappresentazione del soggetto, come vedete il paesaggio risulta anche troppo luminoso, soprattutto il vicolo centrale che dovrebbe essere un po' più in ombra, e appunto in questa fase vengono gestite le ombre. Per realizzarle, soprattutto nella parte centrale, parto da un colore molto scuro ma non particolarmente coprente, quindi c'è comunque una buona quantità di acqua, anche se magari dal video non si nota. Il serbatoio del pennello è particolarmente carico, poi sciacquo il pennello, riprendo un po' di colore e vado a sfumare verso il basso col serbatoio leggermente inumidito con acqua. Ormai avrete capito che lavoro in verticale su un pannello in verticale attaccato a parete e lavorando in verticale la sfumatura la gestisco sempre dall'alto verso il basso. Nella parte più in basso ancora l'ombra è di nuovo scura, quindi vado a ripescare altro colore denso, altro colore scuro e ripeto lo stesso passaggio, questa volta però dal basso verso l'alto. Quindi carico il colore più scuro nella zona in cui appunto il palazzo è più in ombra e poi lo vado a sfumare con acqua verso l'alto. In realtà incontrerà l'acqua che ho appena gestito col passaggio precedente. Sebbene il colore sia particolarmente scuro, avendolo gestito con il serbatoio carico, con il serbatoio abbastanza pieno e quindi con una buona quantità di acqua, comunque otterrò una buona trasparenza e man mano che il colore asciugherà mi restituirà i dettagli che ho gestito nel primo passaggio.
A questo punto non mi rimane che equilibrare i colori e le ombre, cioè guardo il dipinto, lo guardo a distanza in genere, se noto delle zone ancora troppo chiare, troppo deboli, le vado a rafforzare. Chiaramente tutto questo cercando qualche dettaglio, cercando di definire in modo da non perdere il lavoro fatto in precedenza. Finiti questi dettagli, finiti questi passaggi, il dipinto può considerarsi concluso. Come avete visto, è un lavoro di pazienza, senza dubbio lungo, ma è una tecnica veramente affascinante che permette di raggiungere degli ottimi risultati. Chiaramente io sono presente su Facebook, sono presente su Instagram, sono presente anche su YouTube dove pubblico dei brevi tutorial di questa e di altre tecniche dell'acquerello, se foste interessati e curiosi. È una cosa che faccio con grandissimo piacere perché è una tecnica di tutte le varie tecniche dell'acquerello, che sono tutte valide, sono tutte bellissime, è un po' una tecnica classica che ci può permettere oggi comunque di esprimere delle idee contemporanee, che in fondo la pittura è questo. Grazie ancora infinite per avermi seguito, grazie mille ancora Anna, davvero tanto per l'invito, è stato un vero piacere, buon proseguimento, buona mattinata e a presto, ciao!